Usare palloni aerostatici per rilasciare particelle in atmosfera e oscurare il sole. Secondo alcune news, questo è quello che vorrebbe fare Bill Gates con il benestare della Casa Bianca. Ma è vero o è tutta una bufala? Nelle ultime ore si è tornati a parlare di Bill Gates e del suo piano per oscurare il sole. Però, come spesso accade in questi casi, le cose sono molto meno preoccupanti di quanto sembra e anche dal punto di vista tecnico c'è un po' di confusione. Quindi facciamo un passo indietro e capiamo esattamente cosa sta finanziando Bill Gates, quali sono i pro e i contro di questo progetto e qual è la posizione del governo in merito. Fermi ragazzi, vi rubo solo un secondo, so che il 40% di voi guarda i nostri video ma non è iscritta. Fatelo perché a voi non cambia nulla ma per noi è essenziale. Grazie e torniamo al video. Bill Gates, come tanti altri, da anni si occupa di trovare soluzioni al cambiamento climatico. Tra le varie opzioni valutate nel corso del tempo, una tra quelle più ambiziose sembra essere quella della geoingegneria solare. E che roba è? La geoingegneria solare, per spiegarla in modo semplice, è una branca della geoingegneria che ha come principale obiettivo quello di bloccare la radiazione solare prima che colpisca l'atmosfera terrestre, così da combattere, almeno in teoria, il surriscaldamento globale. Per farlo ci sono vari metodi e uno tra i più promettenti prevede di spruzzare in atmosfera alcune minuscole particelle, come ad esempio particelle di carbonato di calcio, per riflettere parzialmente la luce solare. Quindi no, non viene oscurato il sole, comunque il sole continueremmo a vederlo, però semplicemente limitando l'energia che arriva sulla Terra dal sole verrebbe anche limitato l'aumento delle temperature. Quindi, a differenza di come mi è capitato di leggere, si tratta di una tecnica diversa dal cloud seeding, perché in quel caso vengono introdotte delle altre particelle, come ad esempio lo ioduro d'argento, per stimolare la formazione delle nuvole per far piovere. Quindi, da una parte si riflette la radiazione solare, dall'altra si cerca di far piovere. Sono due cose diverse. E attenzione, nessuna delle due ha a che fare con le scie chimiche, che, ricordiamolo ancora una volta, non esistono. Anzi, se avete dubbi in merito, abbiamo fatto un video ad hoc io ed Ena, che vi lascio poi in descrizione nei commenti, dove chiariamo tutti i dubbi più frequenti sull'argomento. Ad ogni modo, torniamo a Bill Gates. Lui sta investendo su un progetto dell'Università di Harvard che si chiama ScopeX e che prevede di fare una serie di esperimenti per valutare se queste tecniche di geoingegneria solare effettivamente funzionano oppure no. Più nello specifico, il piano prevede di lanciare dei palloni aerostatici da Tucson, in Arizona, e usarli per spruzzare delle particelle di carbonato di calcio in atmosfera a circa 20 km di altitudine. E il carbonato di calcio è quello contenuto anche nel calcare, non so, che si forma sui nostri rubinetti o che troviamo dentro i dentifrici, quindi di base queste sostanze non creano particolari problemi all'uomo. Su internet però si legge anche che questo esperimento in realtà non rilascia carbonato di calcio, ma una soluzione di acqua, gesso e zolfo. Questo in realtà è un altro possibile metodo, però stando a quanto riportato dal sito ufficiale di ScopeX, non verrà usato per evitare problemi tra lo zolfo disperso e lo strato di ozono. Il progetto quindi punta a fare chiarezza, proprio per capire sia quali sono gli aspetti positivi che quelli negativi di questa tecnica. Proprio per questo ScopeX prevede di rilasciare in atmosfera una quantità di materiale minima, parliamo di circa un chilo. Ora, non so quanto sarà un chilo di carbonato di calcio, ma sarà una roba del genere, quindi non tantissimo materiale. Quindi questo si espanderebbe poi per pochi chilometri, ma dovrebbe essere comunque sufficiente per essere analizzato dal pallone aerostatico stesso. Ma questo esperimento quando è che verrà fatto? Non lo sappiamo. Infatti, inizialmente era previsto per il 2018, poi è stato rimandato più volte e tuttora non ha ancora portato a termine. Il perché non è stato ancora fatto è presto detto. Ci sono molti dubbi sull'effettiva efficacia di questo metodo e sulle possibili implicazioni. Vediamo quindi i principali pro e contro. Sicuramente il principale problema è quello legato al fatto che, una volta fatto su larga scala, noi non sappiamo quali saranno le possibili conseguenze di questa tecnica, tant'è che anche in un briefing sull'esperimento viene proprio detto che gli effetti ambientali di ScopeX sono per lo più sconosciuti. Quindi non sapere quale sarà l'effetto di questa tecnica è ovviamente il primo contro, anche se, ripetiamolo, questa riguarda quantità di materiali così piccole che tendenzialmente non creeranno alcun problema. Il problema ci sarà eventualmente se questi esperimenti verranno fatti su più larga scala.
larga scala. E di che tipo di problemi parliamo? Ancora, paradossalmente, non lo sappiamo. Potrebbero, ad esempio, cambiare gli equilibri presenti in atmosfera, quindi potrebbero migliorare in positivo, magari, o magari in negativo, o magari entrambi in modi diversi. Non lo sappiamo. Questo scetticismo nei confronti della tecnica è dimostrato anche da una lettera pubblicata nel 2022 da parte di 16 ricercatori e professori di questo campo che si sono apertamente schierati contro la geoingegneria solare. Vi cito proprio a titolo di esempio un passaggio conclusivo. La geoingegneria solare non è necessaria, né tantomeno desiderabile, etica o politicamente governabile nel contesto attuale. Inoltre, c'è chi sostiene che questa tecnica, se anche funzionasse, potrebbe incentivare la gente a non cambiare le proprie abitudini e quindi continuare a emettere CO2 come ha sempre fatto. È come se fosse, non so, un piano B sempre pronto a salvarci e quindi noi possiamo fare quello che vogliamo. E ovviamente così non va bene. Dall'altra parte, però, se questa tecnica dovesse funzionare, potrebbe effettivamente dare un'importante mano per quanto riguarda il controllo delle temperature e, come sappiamo, questa è una delle più grandi sfide del secolo. Questo, ad esempio, è confermato da alcuni modelli che sono stati realizzati da ricercatori, tra i quali quelli di Scopex. Ecco, quella che vedete è una mappa dove si vedono sparsi qua e là nel mondo una serie di rettangoli blu e rossi che rappresentano rispettivamente dove si avrebbero effetti positivi e dove si avrebbero effetti negativi per le temperature. Come vedete voi stessi, le aree che beneficerebbero della geoingegneria solare sono molte di più rispetto a quelle che potrebbero avere problemi. Quindi, si tratta di un equilibrio molto sottile tra pro e contro, e una volta compreso da che parte pende questo equilibrio, potrebbe dare lo slancio ai governi per finanziare questo tipo di ricerca. A proposito di slanci dei governi, si è tornati a parlare di geoingegneria solare proprio perché la Casa Bianca, il 30 giugno, ha rilasciato un report nel quale sembra voler muovere i primi passi verso l'approvazione di questo esperimento. Nel report, infatti, viene detto che questa ricerca, assieme ad altre dello stesso campo, potrebbe consentire di prendere decisioni più informate sui benefici e sui rischi di questa tecnica nell'ottica di una politica climatica più consapevole. Tuttavia, è giusto sottolinearlo, al momento non sono stati previsti dei piani concreti e si tratta più che altro di una dichiarazione di intenti, niente di più. Ma qual è la posizione dell'Unione Europea? Al momento la geoingegneria non è considerata una soluzione al cambiamento climatico e si ritiene che al momento questa tecnica rappresenti un livello di rischio inaccettabile sia per gli umani che per l'ambiente. Quindi qui in Europa per ora non sono previsti esperimenti di questo tipo. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fino a questo punto. È stato un video flash per, insomma, raccontarvi un po' la news che girava, quindi se avete altri dubbi, se non ho chiarito tutte le vostre perplessità, scrivetemele qui sotto nei commenti che cercherò di rispondervi al più presto. Noi ci vediamo per un prossimo video, invece sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Le scie chimiche contengono davvero dei virus aggiunti intenzionalmente dal governo per controllare la popolazione? Cosa c'è di vero nella teoria del complotto? Quasi niente, almeno fino a prova contraria, ma andiamo con calma.